In due anni di pandemia il sistema sanitario ha dedicato risorse e materiali all'emergenza Covid, ma nel momento in cui si intravedeva una ripresa dell'attività chirurgica viene bloccata la chirurgia generale ad indirizzo oncologico dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Il gruppo consigliare della Lega al Comune ieri ha diramato un comunicato stampa chiedendo dove siano il presidente del comitato ristretto dei sindaci della ASL e dove siano le altre figure istituzionali preposte. Sono estremamente meravigliato e per due motivi. Uno è perché come possa la Lega pensare o i suoi rappresentanti locali pensare che il presidente del comitato dei sindaci della ASL, tra l'altro medico, non sappia i problemi che loro hanno evocato e hanno portato la ribalta quando io da che ero consigliere di minoranza, quindi parliamo di almeno 7 anni fa, dicevo le stesse cose che stanno dicendo loro e si cercava in quell'ambito con l'assessore alla sanità regionale Paolucci, Silvio Paolucci, di mettere ordine alla rete ospedaliera e soprattutto cercare di far diventare Chieti un DEA di secondo livello. E mi meraviglia perché loro fanno parte dello schieramento politico che è in regione attualmente e il cui piano di riordino della rete ospedaliera è stata bocciata dallo Stato. Non riesco a capire di che cosa parlino, cioè è come se accusassero loro stessi. Lei quindi torna a chiedere chiarezza sul disegno regionale per l'ospedale di Chieti, che ha perso reparti e anche occasioni? Certamente ha perso reparti, ha perso occasioni, è un ospedale che è rimasto letteralmente paralizzato durante tutta la pandemia finora, mentre in altri ospedali dove erano stati costruiti e adibiti spazi per il Covid hanno continuato tranquillamente a lavorare anche per le emergenze di altro tipo e per la cura delle patologie croniche che invece a Chieti sono rimaste al palo.